Cari ragazzi, buon ascolto di questa video lezione su lo Stato assoluto e Luigi XIV. Siamo qui con Enrico, Dennis. e Dennis. Quindi partiamo cercando di spiegare con questa mappa concettuale come avviene il fenomeno della nascita dello Stato assoluto. Allora, parte Enrico. Luigi XIV, è re di Francia, cioè nasce nel 1938, 638 e muore nel 1715. Ecco, qui abbiamo messo la cartina della Francia per capire quanto è grande la Francia nei confronti dell'Europa. Questo è lo stemma della sua Suo. casata. Allora. Era erede al trono di Francia, però aveva solo 5 anni e quindi non poteva governare. Allora, Mazzarino, che era un cardinale italiano, prende il potere e tiene, cioè, e tiene la Francia per lui. Ecco, viene incaricato però da Sì, chi? e dalla madre. Dalla madre. E diventa Da, re. a 23 anni. Quindi Mazarino governa molto la Francia per, diciamo, mandato. Diventa re a 23 anni. Con idee chiare o non Sì, chiare? con le idee chiare, ma Molto aveva chiare, ma aveva dei dei problemi. problemi come l'economia, L'economia sì, è scadente. scadente, I nobili. e volevano prendere il potere, e nessuno lo riconosceva come re. Non era uno Sì, stato unito dal punto di vista unito, religioso. religioso, ha vari debiti con le casse pubbliche dello Stato, cioè ha vari debiti e quindi le casse dello Stato sono vuote. Sono vuote. E allora cosa? Però lui era un Era, ragazzo molto deciso, sì, vero? perché infatti Infatti. si considerava sovrano per diritto divino. E quindi anche sovrano assoluto sul re della Francia, era un legislatore, le leggi le faceva lui, era l'unico amministratore Si considera della tutte queste cosa. cose. E lui si E considerava addirittura il sole della il Francia sole della perché i Francia. nobili e gli altri giravano Intorno intorno a a lui. lui. Però ci aveva questi grossi problemi per poter arrivare a questa sua aspirazione. E allora cosa fa? Comincia con un piano E quindi fatto. inizia a chiedere dei prestiti al clero e aumenta le tasse e le mette anche ai contadini. Fa pagare gli esattori perché si prendevano grande parte Le tasse che delle tasse che raccoglievano raccoglievano e in qualche e modo tassa anche si l'economia tassa anche che l'economia. blocca le merci, dei passaggi, insomma, tutto deve arrivare come denaro al re perché dovesse diventare forte. E perché doveva diventare forte? Addirittura Vende le vende cariche pubbliche e anche i titoli nobiliari. marchesi, Sì, sì. ecco, conti dubbi. Ma però aveva una spina del fianco, che era Sì, la lotta religiosa. E allora religiosa, e cosa fa? quindi elimina gli Ugonotti, Li fa fuori, sì, proprio stermina. Degli sì, le potenze militari oppositori, perché oppositori, c'erano sì. tanti, tanti esercitini E privati. Permetteva toglie l'editto di Nantes che permetteva la libera professione della propria professione, della propria religione. religione. Addirittura nomina. Quattro consiglieri e quattro ministri per aiutarlo nel governare la Francia. Nel Però controllo diretto sì. della Francia. E poi come se ne occupa della nobiltà? Affronta i nobili creando Versailles, che era una grande casa, e li costringeva A stare a lì, a stare lì e quindi sì, a divertirsi, a godere, divertirsi, e ma a quindi loro stare non potevano complottare contro di lui. lì. Risultato? Allora che si nomina padrone assoluto della Francia, diventa re sole e era ricco. Potente e temuto non solo dalla Francia, ma anche Da da tutti. tutti, Sì, gli ugonotti capace di anche. controllare Controllare sì. davvero tutto e tutti. tutti. Quindi
fonda lo fonda stato, lo stato assoluto. Ecco, questa è la mappa finale. Chi vuole la può catturare dallo schermo e stamparla. Sì. E speriamo di essere stati abbastanza chiari. Fusillo Francesco.